Gabriella Sette, vice sindaco di Pizzoli. Oggi la bella conclusione di un progetto con tanti bambini. Vogliamo ricordare un po' ai telespettatori di che cosa si è trattato? Il 21 marzo di ogni anno ricorre la giornata mondiale contro il razzismo, riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. E abbiamo coinvolto le scuole e le associazioni, l'Istituto Comprensivo di Pizzoli, l'Istituto Comprensivo di Scoppito e l'Istituto Comprensivo di Navelli, insieme ad altre associazioni del territorio. Gilberto Marimpietri, dirigente scolastico dell'Istituto Comenio. Una bella giornata conclusiva, un bel progetto che avete portato avanti. Ecco, l'Istituto è sempre vicino poi alle esigenze del territorio e alle azioni che si fanno. Sì, assolutamente. È stato un progetto importante, un progetto che riguarda, diciamo, il razzismo, quindi un contrasto a attività contro il razzismo, ma anche e soprattutto un progetto che punta all'inclusione, all'inclusione di tutti i bambini sulla base di valori culturali, sociali, ecco, condivisi. Siamo con degli alunni di Pizzoli, come ti chiami? Damiano. Tu? Pietro. Federico. Ecco, ci racconti un po' che cosa avete fatto in classe con questo bel progetto? Abbiamo cantato con loro e poi ieri ci hanno fatto suonare. Vi è piaciuto conoscere anche delle culture diverse dalla nostra? Sì. E ci siamo anche divertiti a stare con queste persone. Un paese piccolo e arido, in mezzo a un deserto ancora più arido. Ecco il signor Gigi.